Buongiorno, buongiorno Giovanni. Tutto Buongiorno Luca, tutto bene? bene, stiamo bene, nonostante le difficoltà sanitarie da voi, da me in Svizzera. Giovanni, abbiamo fatto già diverse abbastanza lunghe chiacchierate, come le chiamiamo, su diversi problemi di psicoterapia, di logica affettiva, dei tuoi concetti nella SIPI. Oggi abbiamo previsto che io sono piuttosto io che ti domando un certo numero di chiarificazioni e queste chiarificazioni sarebbero su due argomenti principali. Prima, i quattro linguaggi che tu distingui e poi le relazioni, e questo mi interessa ancora di più, i quattro linguaggi, ho capito, credo bene, ma quello che per me non è ancora abbastanza chiaro è come tu lavori con quei quattro linguaggi nei diversi modi di psicosi, rigida, caotica, non strutturata, che distingui. Potresti prima dire brevemente, perché io credo aver capito abbastanza bene, ripetere che cosa sono i quattro linguaggi e poi specialmente parlare sui modi di psicoterapia diversi. Ok, va bene. Quindi parto un po' dai quattro linguaggi e da cosa mi ha spinto a trovarli. Quando sono entrati in clinica psichiatrica a lavorare, ho cominciato a fare esperienza con persone con cui nella vita normale non si hanno contatti. E mi sono trovato ad affrontare il problema fondamentale di fronte allo psicotico, al malato mentale, di volerlo capire oppure semplicemente restare separati, lui nella sua incomprensibilità e io forse nella mia, perché tra me e lui, se non ci comprendiamo, lui sta nel suo mondo e io sto nel mio. Quindi, il primo problema, che poi mi ha spinto a trovare questi quattro linguaggi è stato il desiderio di voler incontrare il matto. In genere, nel senso comune, ma anche nella comunità scientifica, si parte da un postulato, credo poco dimostrato, che il matto sia incomprensibile e quindi l'unica cosa che si può fare con lui è calmarlo, renderlo innocuo, ma non comprenderlo. Io, nella mia illusione, partivo più dal presupposto di poterli incontrare. E questa convinzione mi ha spinto a trovare le strade per far sì che io potessi incontrarli e potessi capirli. E una delle categorie che mi ha aiutato molto, che io ho poi tradotto nel costrutto di linguaggio e di molteplici linguaggi, cioè sono le molte vie che mi permettono di incontrare lo psicotico. Se non lo incontro per una strada, lo posso incontrare per un'altra. E la cosa che mi preme sottolineare è che nel costrutto di linguaggio io ci vedo due cose fondamentali: la capacità della semantica e la capacità della coerenza logica, cioè il linguaggio è fatto di parole o di frasi o di periodi o di romanzi, è fatto di unità che sono più o meno complessi in base ai livelli logici che si affrontano, ma ogni unità a sua volta è sempre collegata con le altre unità. Quindi abbiamo in ogni linguaggio la necessità di costituire un elemento che ci permette di avere cose comuni e
ma nello stesso tempo una coerenza che permette a più parole, a più persone di potersi incontrare. Quindi non tanto più il caos, ma una coerenza logica, non una frammentarietà, ma delle parole comuni. Con questa premessa, stando in clinica psichiatrica, mi rendevo conto che se volevo seguire quello che comunemente viene chiamato il linguaggio razionale, io e il paziente non potevamo comunicare. Potevamo solo sopportarci reciprocamente, io potevo accudire il paziente nei suoi bisogni fisiologici, nei suoi bisogni di mangiare, bere e tenerlo pulito, ma entrare in contatto con lui e capirlo era una cosa impossibile. In realtà il desiderio di voler capire mi ha spinto a trovare queste strade. E una delle prime strade, in genere mi sono portato a spiegarla con la situazione per cui ho avuto l'intuizione. Cioè, facendo psicoterapia con un paziente, a un certo punto lui doveva fare un esame all'università, era terrorizzato di non riuscirci e al ritorno dall'esame era abbastanza triste, ma la cosa che mi meravigliò è che questo paziente aveva preso 30 e lode all'esame e io mi aspettavo che tornasse contento. In realtà non era per niente contento, era abbastanza triste. Questa cosa mi stupì, ma che cosa, come mai questa persona invece di essere contento è triste? E qui allora la prima osservazione è che ciascuno di noi organizza il mondo in base alla sua storia individuale. È molto probabile che questo paziente nella sua storia familiare ha fatto l'esperienza che affermarsi, riuscire nella vita non era una cosa piacevole, ma doveva essere una cosa dolorosa. E allora misi da parte inizialmente quello che io chiamo quello che comunemente chiamiamo il linguaggio razionale o linguaggio verbale, e cominciai a focalizzarmi su come ogni persona, su come ogni paziente vive le relazioni e vive gli avvenimenti della vita. E ciò che in clinica psichiatrica, ciò che mi sembrava incomprensibile, cominciò a diventare comprensibile, cioè cominciavo a capire cosa faceva rabbia al paziente, cosa gli Sarebbe faceva piacere. questo il linguaggio emozionale. Questo è il linguaggio emotivo, cioè mi focalizzo su cosa fa rabbia al paziente, su cosa lo rattrista, su cosa gli fa piacere, su cosa lo spaventa, e questa strada mi Questo è permise molto di. vicino a mio comprensione di logica affettiva, naturalmente. E quindi, oltre che la logica, mi resi conto, mentre la logica razionale, non mi permetteva di fare ponti con i pazienti, la logica emotiva, mi permetteva, di incontrarli e di capirli. Questa fu la prima intuizione, e da qui, successivamente, il linguaggio corporeo, il linguaggio fantastico e il linguaggio emotivo. Del paziente non è illogica, è logica se io la collego alla sua storia e all'ambiente dove lui era vissuto. Quindi l'incomprensibilità era perché il paziente aveva avuto solo una storia diversa dalla mia. E qui la prima accentuazione, dico, quando parlo con questi pazienti, non mi devo fermare al ragionare, alla sfera razionale, ma devo concentrarmi di più qual è il loro vissuto emotivo e il loro vissuto emotivo come mi può raccontare una storia coerente in base al contesto dove sono vissuti. Quindi il primo linguaggio. Poi Il successivamente, sì. primo linguaggio sarebbe quello delle parole, razionale. Il secondo, il linguaggio emotivo, Emotivo, giusto? emotivo, benissimo. Sì. Poi, mano a mano, lavorando, questo specialmente quando in clinica cominciavano ad arrivare persone
con patologie più moderne, tipo persone anoressiche. E lì ho cominciato a sperimentare che anche il linguaggio emotivo non mi aiutava ad incontrarle, perché incontrando queste persone ho cominciato a vedere che c'era qualcosa che mi disturbava e che mi confondeva. Cosa è che mi disturbava e mi confondeva? Quando una persona è triste, io vedo che nel suo corpo c'è la tristezza. Il paziente può non averne coscienza, ma io posso vedere che lui è triste. Se il paziente è arrabbiato, io vedo nel suo corpo che è arrabbiato. Se il paziente è contento, io vedo nel suo corpo che è contento e potremmo dire tutti e quattro i sentimenti. Qui ho cominciato a vedere che tra quello che il paziente sentire, l'emozione che dice di provare e quello che io vedo c'era una discrepanza, però avevamo il linguaggio comune con cui che poteva fare un aggancio e qui ci si poteva lavorare. Invece mi sono trovato di fronte a pazienti che quando parlavano di emozioni, il loro corpo non esprimeva l'emozione, non è che non esprimeva, sbagliava l'emozione, non esprimeva proprio emozione. In questi corpi, l'unica emozione esistente era la rabbia, la paura, la tristezza, la gioia, non venivano espresse nel corpo. Tanto è vero che io inizialmente ho cominciato a parlare di pazienti dal corpo morto, che poi ho tradotto più in un modo benigno dal corpo muto, nel senso che ci sono pazienti che sono così lontani dal loro corpo che il corpo è diventato muto e l'unico sentimento che sa esprimere è la rabbia, che questo diciamo, è il terzo linguaggio che ho Terzo messo a fuoco, linguaggio che il il linguaggio corporeo. corpo. Sì. Ok, poi andando sempre un po' più avanti, ho cominciato con i pazienti sempre gravi, ho cominciato a fare poi una connessione, per costruire ponti, perché il discorso è se il paziente non è un paziente caotico, non è una persona incomprensibile, è una persona incomprensibile per me oggi, ma non è in se stesso incomprensibile. Quindi questo tentativo di voler capire mi ha fatto prima mettere a fuoco che non c'è solo un linguaggio razionale, non c'è solo un linguaggio emotivo, non c'è solo, c'è anche un linguaggio corporeo. E poi piano piano, questo specialmente lavorando con i pazienti gravi, ho cominciato a vedere che alcune volte il parlare dei pazienti, quello che noi diciamo, il loro parlare razionale incomprensibile, se io lo collegavo con l'emozione che provava in quel momento, diventava comprensibile. E ancora di più, i pazienti gravi, il primo linguaggio che utilizzano per costruire ponti con noi è il linguaggio fantastico. Attraverso il linguaggio fantastico, loro esprimono ciò che sta nascendo nel loro corpo in un modo condiviso. Mi spiego. Quando si può assimilare il linguaggio fantastico alla fantasia? Fantasia, sì. Sì. Il linguaggio fantastico, la fantasia, i Oh, sogni, la pittura, tutto immaginazione, tutto questo. Sì, questo, sì. va bene. Dunque E sarebbero quattro linguaggi. questi quattro linguaggi, ma la cosa più importante per concludere il discorso dei quattro linguaggi, perché io ho cominciato a dirti, guarda, ma la cosa più importante in tutto questo è che un linguaggio non è una cosa atomistica, tante parti che mettiamo insieme come somma e sottrazione. Il linguaggio ha una coerenza logica, ha una formula che lo rende più o meno coerente. Quindi abbiamo il linguaggio corporeo che è una sua logica, il linguaggio emotivo che è una sua logica, il linguaggio fantastico che è una sua logica e il linguaggio razionale che è una sua logica. E
e ogni linguaggio ha una logica particolare con una formula che lo differenzia l'uno dall'altro. Però, e chiudo il discorso un po' sui linguaggi, la cosa che mi aiuta a capire le persone non è tanto il linguaggio, i singoli linguaggi presi separatamente, ma la coerenza tra un linguaggio e un altro. La coerenza tra un linguaggio e un altro. Io ho cominciato a dire, ma questo paziente, quando mi è tornato da un esame che ha preso 30 e lode, dovrebbe essere contento, perché è triste? Tra un evento che potremmo dire razionale e un'emozione ci sta una incoerenza. E quindi noi, oltre che i quattro linguaggi, la forza dei quattro linguaggi è nel vedere se tra i quattro linguaggi attraverso cui il paziente parla c'è una coerenza o non c'è una coerenza. Questo Dunque, diventa. Sì? voglio soltanto dire che sì, tutto questo lo capisco, credo, abbastanza bene e mi sembra anche molto utile e plausibile. Ma per me lo scopo della nostra chiacchierata di oggi sarebbe di arrivare al trattamento specifico delle forme psicotiche gravi. E lì credo che sia sul fondo di questa nozione di quattro linguaggi, tu ti distingui due o anche tre logici differenti e le tratti in un modo specifico. Questo mi interessa molto. Benissimo. Giustamente, quando ho incontrato i pazienti, la prima cosa che ho cominciato a notare, uno, se i quattro linguaggi il paziente li parlava tutti e quattro, oppure ne parlava uno ma un altro era atrofizzato. Quindi la prima domanda che mi sono cominciato a fare. E poi se li parlava in un modo coerente o non coerente. Allora, da questa osservazione ho cominciato a ricavare tre categorie fondamentali di patologia, che inizialmente ho cominciato a chiamare, ma non dando importanza alle parole, ma le parole in questo caso erano solo delle espressioni mie emotive, le ho cominciato a parlare di pazienti neri, pazienti rigidi, pazienti deprivati, pazienti bianchi, ma era un modo semplice per dire i pazienti neri che oggi comincio a chiamare pazienti caotici, quando parlano, parlano in tutte e quattro le lingue, però nel mettere la coerenza tra le quattro lingue viene meno, cioè per quello che riguarda me nella relazione con questo paziente. Vediamo che ciò che mi esprime a livello corporeo non è in contraddizione con il livello emotivo, o quello che esprime a livello emotivo è in contraddizione a livello fantasmatico. Quindi ho cominciato a dire i pazienti caotici sono quelli che hanno tutti e quattro i linguaggi, ma non li sanno amalgamare con una formula coerente. Sì, E l'altro. Sì. scusa, per arrivare a quello che più classicamente si chiama psicopatologia schizofrenica o psicotica, questi pazienti caotici dei quali che hai descritto si conosce bene, in un certo modo, è una forma frequente. Vorresti subito anche dire quale sarebbe il modo specifico di trattare questa forma o vuoi prima descrivere le altre forme? Forse conviene dire anche come tratto questa forma, così il discorso un po' diventa anche più facile da comprendere. Credo. Allora, la prima cosa, quando io mi sono avvicinato a questi pazienti gravi, sempre la stessa domanda: possono essere guariti
Oppure bisogna semplicemente calmarli, renderli innocui. Nella mia ingenuità, se si vuole, sono partito col fatto di dire: io credo che queste persone possono guarire più che renderli innocue. E quindi, perché se è semplice renderli innocui, basta calmarli un poco, gli si danno i calmanti. E il paziente diciamo che è guarito, ma in realtà più che guarito lo abbiamo reso innocuo per la società. Invece. Forse Giovanni, io faccio una piccola, come dire, dico un po' qualcosa su quello che già, naturalmente il fatto di pensare che questa gente potrebbe essere guarita e non soltanto resi innocui è una grande cosa, è una cosa che una contraddizione alla nozione generale della psicopatologia, psicotica, eccetera. E noi due ci siamo trovati perché io ero dello stesso avviso, partendo in parte della psicoterapia psicanalitica dei psicotici, ma in parte anche delle ricerche del corso a lungo termine. E lì che abbiamo fatto e altri anche hanno fatto, e lì si conferma il fatto che almeno un quarto, un terzo dei pazienti possono guarire. Di sottolineare in questo discorso perché è la cosa la più straordinaria forse del tuo approccio. Sì, diciamo che sono contento che tu metti a fuoco questa cosa e io credo che ciò che ci ha permesso di mantenerci in contatto e di cominciare a collaborare è stata proprio questa fiducia che i pazienti possono essere incontrati e possono essere curati. E partendo di là, che poi piano piano abbiamo cominciato a collaborare e a confrontarci. E questo probabilmente è dipeso più che dai risultati della ricerca, probabilmente da un atteggiamento positivo di capire questo tipo di sofferenza che poi ci ha portato a te a fare le tue ricerche che hanno confermato un po' questo atteggiamento di fondo di non accettare che lo psicotico sia incomprensibile. E a me hanno portato a costruire un po' un modello che si può insegnare e nello stesso tempo a sperimentare questo modello sia nello studio privato ma anche in comunità dove questo modello viene applicato. Quindi il punto di partenza è le strutture caotiche posseggono tutti e quattro i linguaggi. E la seconda osservazione, la prima osservazione che vediamo che però tra i quattro linguaggi, i quattro linguaggi non costituiscono un linguaggio superiore che li declina tutti e quattro, ma ognuno va per la sua strada. E ognuno va per la sua strada perché, come se in ogni linguaggio, il paziente ha registrato un'esperienza coerente che è sua individuale, ma che non gli permette di costituirsi in una unità più funzionale che può entrare in relazione con gli altri. Quindi. Tu col paziente gli dimostri che ciascun linguaggio in sé è coerente, ma tra di loro non lo sono. Tu gli fai Benissimo. dire questa cosa o come fai? Allora, co come faccio col paziente? Sì. Prendiamo un paziente molto della comunità, un esempio molto semplice. Il primo vedo che si agita e gli domando co come stai, che cosa ti sta succedendo. Non lo so, non lo so.
E a quel punto io comincio a lavorare dicendo: guarda, vedi che cosa ti sta succedendo, vedi che vai avanti e indietro, quando è che uno va avanti e indietro? E lui risponde: quando sto nervoso. Quando una persona sta nervosa, sta agitata, va avanti e indietro. E poi faccio un passo successivo. Ma quando una persona è agitata e va avanti e indietro, secondo te che sentimento sta provando? E lui dice: probabilmente può essere o spaventato o può essere arrabbiato. E già è un piccolo passo tra ciò che succede nel corpo e la traduzione nel linguaggio emotivo. E poi successivamente, se il paziente è pronto, gli domanda: ma questo sentimento che tu provi, questa situazione, ti porta in mente qualche immagine? È probabile che alcune volte il paziente si collega ad immagini della sua vita dove ha appreso quello stile sia di reazione corporea sia di reazione emotiva. Dunque sarebbe il linguaggio fantastico. Il linguaggio fantastico, ok? E poi successivamente si può fare il discorso nel linguaggio razionale. Quindi io praticamente dal caos del paziente che non riesce a collegare i quattro linguaggi, faccio ordine e rendo la cosa possibile e coerente, e questo gli permette di entrare, di costruire un ponte con me. Sì, questo credo che lo capisco bene, molto plausibile, e alla lunga, perché queste Sì. sessioni di psicoterapia si ripetono forse una volta per settimana, una volta 2 settimane. Questo Vedi. c'è stato un piccolo sconnessione, se mi ripeti. Dunque, la mia questione è, io ho capito bene come stai, come fai per collegare i quattro Sì. linguaggi insieme in una situazione inizialmente caotica, ma Sì. Sì. mi sarebbe utile di dirmi come fai alla lunga, da una volta all'altra, in quale ritmo anche. Sì. Che fai questa psicoterapia? Allora, qui bisogna distinguere la gravità del paziente. Nella misura in cui abbiamo le psicosi, metto da parte in questo momento le problematiche, la gravità nevrotica, perché il discorso è più sulla psicosi. Certo. Quindi anche nella psicosi io distingo la psicotica, si caotica alla prima reazione, alla prima crisi, la psicosi caotica che è diventata cronica. Okay. La psicosi, diciamo, caotica alla prima crisi o alle prime crisi, credo che basta una psicoterapia che può essere di famiglia o individuale. Io, per quanto riguarda le psicosi caotiche, anche nella prima crisi, preferisco partire dalla psicoterapia di famiglia, perché un'altra cosa che l'esperienza mi ha insegnato è che la grammatica disfunzionale che il paziente ha appreso, cioè i postulati di vita che il paziente ha appreso, sono gli stessi postulati della famiglia. Sì, forse ti interrompo qui per collegare con la mia esperienza. Dunque, mi sembra utile di distinguere stati acuti e stati, diciamo, meno acuti, cronici, Cronici. a lungo termine. Nello stato acuto, quello che noi facciamo è l'ambiente di sotteria, che è un ambiente che serve a calmare, diciamo, la situazione acuta, l'agitazione, la paura, la rabbia, tutto questo in collegamento e in collaborazione con la famiglia. Dunque mi sembra che qui siamo Sì. proprio vicini,
anche se tu forse non hai una situazione di tipo Sarteria, non, la comprensione della cosa e l'approccio fondamentale è molto, molto uguale. Alla lunga, io, perché io ti cerco di Adesso. domandare queste cose, perché credo per me che questo, ciò che tu fai alla lunga con questa concentrazione dei linguaggi, della coerenza, eccetera, è una cosa speciale che io vorrei capire e imparare anche meglio. Dunque, alla lunga, che cosa stai facendo col paziente? Allora, se alla lunga intendi cosa faccio col paziente, se alla lunga cosa intendo faccio col paziente e col paziente cronico, la prima cosa che io devo dire è che il paziente cronico purtroppo è stato distrutto nei suoi linguaggi, ma anche nella sua capacità di riflettere in tutto questo. E quindi penso che solo la psicoterapia da sola, sia individuale che di famiglia, non porta dei risultati. Quindi c'è bisogno di una comunità, io comincio a parlare di una comunità curante in cui e uso la parola curante perché dal paziente al direttore di comunità utilizzano uno stesso metodo per far sì che il caos del paziente si trasforma da caos in qualcosa di comprensibile. Cosa voglio dire con questo? Cioè che in una comunità curante noi abbiamo il paziente che in genere la prima cosa che si fa lo si rieduca alle funzioni normali della vita, poi piano piano Grazie. funzioni normali, pulizia, ambiente, poi piano piano lo si inserisce, si fa un discorso sul lavoro. E questo lo fanno gli operatori, il primo livello, pazienti operatori. Ma per ogni paziente, in questo caso, noi abbiamo sia tutti i giorni, mattino e sera, abbiamo l'incontro di comunità, in cui i pazienti esprimono quello che è successo, se ne parla, eccetera. Ma sempre all'interno della stessa comunità abbiamo 2 o 3 volte alla settimana la terapia di gruppo fatta dai terapisti con i pazienti. Questo è ciò che succede nella comunità generale, in cui partecipano almeno una volta alla settimana. Abbiamo la terapia di gruppo dove partecipano i pazienti, gli operatori, i terapisti, tutta la comunità partecipa in modo in cui si comincia a capire cosa sta succedendo nella comunità e nel paziente e tutti gli operatori si mettono, i pazienti e gli operatori si mettono in crisi e apprendono il modo di relazionarsi. Questo, come lavoro di gruppo. Poi ogni paziente a sua volta fa la sua terapia sia individuale che in comunità e nell'arco di 1 mese, 2 mesi dall'inizio che sono inseriti in comunità si comincia anche la terapia settimanale o quindicinale con la famiglia. Questo Sì. è quello che si La fa. tua azione di comunità curante, terapia più individualizzata, col paziente e con la famiglia. Ecco. Io direi che la terapia è a diversi livelli. La terapia è individualizzata col paziente, poi subito si comincia la terapia del sistema famiglia e quindi il passo successivo si lavora sull'individuo, ma si lavora anche sulla famiglia. E poi successivamente si fa anche la terapia, possiamo dire, il sistema attuale più ampio che è la comunità, dove nella comunità ci sono sia i pazienti sia gli operatori. E tutti quanti in questo processo sono educati a
sapersi muovere nei quattro linguaggi e capire quali, e riuscire a capire la propria storia, la storia del paziente e come le rispettive storie possono aiutarsi nel cammino della guarigione. Sì. Quindi è un processo complesso. Adesso ho capito, credo, sì, è anche vicino dei modi che stiamo facendo noi, ma vorresti dire una parola dei psicofarmaci? Come Sì. intervengono lì dentro? Vorrei dire forse un'opinione. Tu avevi detto che il paziente cronico, abituale e distrutto, suoi linguaggi. Io credo che il fatto che la terapia molto spesso si riduce alla psicofarmacologia abitualmente e anche con dosi alti contribuisce a questo livellamento e a questa distruzione della coerenza. Della capacità di esprimersi nei quattro linguaggi. Questa è una posizione che adesso è difficile di dare dettagli perché, ma credo che lo condividiamo fino a un certo punto. Che cosa stai facendo te con le psicofarmaci? Allora, condivido in pieno ciò che tu dici, che l'utilizzo degli psicofarmaci nella psichiatria non è per costruire ponti col paziente, non è guarire il paziente, ma lo scopo fondamentale è calmarlo e renderlo innocuo alla società. Questo comportamento a lungo termine distrugge le capacità del paziente, lo rende innocuo, ma lo uccide anche. E allora la domanda che tu mi fai, come utilizzi il farmaco nel tuo lavoro? La prima cosa che io posso, sì, la prima cosa che io posso dirti, quando arrivano i pazienti in comunità, sono, diciamo, da 1 a 10. Non dico la qualità, sempre tranquillanti maggiori, pigliano quantità 10, ma nell'arco di un mese noi arriviamo a quantità, diciamo, 2. E già questo indica che 8 su 10 di psicofarmaci non sono legati alla cura, ma sono legati a rendere il paziente innocuo. Questo come prima premessa. Poi lo scopo dei pazienti. Cosa abbiamo cominciato a notare quando somministriamo i farmaci? Che è qui un'osservazione che stiamo portando avanti e i farmaci che diamo in comunità. Noi cerchiamo di dare i farmaci, uno, in funzione di quali linguaggi sono disturbati. È disturbato il linguaggio corporeo, è disturbato il linguaggio emotivo, quale di questi linguaggi è disturbato? Questa è la prima cosa. Quindi differenziamo il farmaco in base al linguaggio disturbato. E seconda cosa che quando usiamo il fa. Più specifico, per esempio, nel linguaggio emotivo disturbato, che farmaci? Sì, per esempio, prendiamo un paziente che non riesce a controllare gli impulsi. E quindi ha un disturbo del linguaggio emotivo fondamentalmente, emotivo-comportamentale. Il pensiero non è molto toccato in questo caso. Noi in questo caso, se vuoi, una volta si dava il Mellaril come farmaco, si dà un farmaco che mantiene sotto controllo le emozioni. Ci sono altri pazienti che hanno più disturbato il linguaggio cognitivo, contaminazione tra linguaggio razionale e linguaggio fantastico. E lì andiamo sul farmaco che aiuta a fare questa discriminazione. E quindi, per esempio, si dà l'Aldol, il Serenasa, sto parlando dei vecchi tranquillanti maggiori e non di quelli di ultima generazione. E non a caso porto questi esempi, non perché insomma, ho cominciato a lavorare anni fa, ma perché stiamo notando una cosa. Che i tranquillanti di vecchia generazione
ci permettono di essere dati in base alla diversità dei linguaggi. Invece, i tranquillanti maggiori di seconda generazione questo non ce lo permettono e con la scusa che portano meno effetti collaterali, riducono molto di più, hanno un effetto più deleterio sui diversi linguaggi. Questo sembra una bomba che sto dicendo, ma quello che noi sperimentiamo nella nostra comunità è proprio questo. Difatti, noi la maggior parte dei farmaci che diamo sono quelli della vecchia generazione, quelli della nuova generazione vediamo che non aiutano allo sviluppo di questi linguaggi. Questo diventa un discorso molto complicato, però la cosa Certo. importante. Scusi Giovanni, io, dunque quello che capisco, tu utilizzi Sì. psicofarmaci piuttosto i vecchi che più Sì, moderni, nuovi. Lo scopo. specificamente con i quattro Quattro linguaggi. linguaggi, benissimo. Lo Perfetto. scopo qual è? Una domanda che credo interessa anche molto quelli che ci ascoltano. Sempre utilizzi questi psicofarmaci o le smetti? Ci sono pazienti dove lavori senza psicofarmaci, che sono Sì. psicotici, intendiamoci, Sì. cronici, psicotici, lungo. Allora, prima cosa, il farmaco non va dato a vita e quindi lo scopo della cura, anche dell'utilizzo del farmaco, è arrivare a farne a meno. Quindi, e quindi Molto così, molto d'accordo, sì. Ok. E la seconda cosa, il farmaco non si dà per addormentare il paziente, ma lo si dà per renderlo capace di interazione, per cui si deve trovare un equilibrio che permette di poter incontrare il paziente e quindi il dosaggio momentaneo e per il tempo necessario. E in questa modalità ti posso dire il cammino che fanno i nostri pazienti. Inizialmente vengono farmaci 10. Nell'arco di un mese, 2 mesi, arriviamo a farmaci 2 come quantità. E già questo è un primo passo. Poi arriviamo piano piano, arriviamo ad eliminare i farmaci. E questa non è finita ancora. Poi quando si fa un lavoro proprio verso l'autonomia, c'è un periodo della terapia in cui il paziente deve decidere, ora che so che cos'è la norma, voglio entrare nel mondo dei normali o voglio restare nel mondo dei folli? Che è una domanda che non si pone solo il paziente, si pone anche alla famiglia. Quando nel processo della terapia è un punto nevralgico dove sia la famiglia che il paziente si pongono questa domanda e prendono una decisione. In questo momento del processo della terapia, aumentiamo, ritorniamo un po' indietro al paziente che non prendeva i farmaci, gli si ritarda ancora un poco momentaneamente. Se decidono di proseguire e rientrare nella vita normale, i farmaci poi non li prendono più, sono usciti dai farmaci. Se invece il paziente, la famiglia decidono di mantenersi nell'omeostasi raggiunta, il paziente continua a prendere i farmaci in dosi minime, proprio minime, ma certamente hanno meno effetto negativo. Questo un po' è il rapporto con i farmaci. Quindi abbiamo un punto dove i farmaci vengono completamente eliminati perché il progetto di riabilitazione non è calmare, ma ristrutturare il paziente, renderlo comprensibile a sé e renderlo capace di incontri con la comunità e con gli altri e diventare autonomo. Anche lì siamo fondamentalmente d'accordo, senza dubbio. Vorresti forse adesso parlarmi ancora di un altro tipo, non caotico, Sì. di psicopatologia psicotica? Sì. Prima di parlarti della seconda patologia, della seconda cesta, diciamo così, quelli che io chiamo i pazienti rigidi,
ma anche comunemente nella psichiatria classica vengono chiamati pazienti rigidi, in cui in questa cesta introduco sia la paranoia, che più o meno è condivisa. Oggi si comincia, è classica anche il disturbo ossessivo-compulsivo nella sua gravità psicotica. E poi abbiamo la patologia che potremmo dire più moderna, l'anoressia. Sì, In questa cesta. questi casi dove che sono piuttosto in un certo modo depressivi, senza energia, li metti anche lì dentro o no? No, i depressivi è una categoria particolare dei caotici. E questo credo che diventa un po' più complesso, ti chiedo qualche altro tempo, qualche altra occasione per parlarne. Ma i depressivi vanno più in una categoria a parte perché loro hanno i linguaggi, tutti i quattro linguaggi ce li hanno. E il problema che si pone con i depressivi è come se fossero a intermittenza. C'è un periodo in cui i quattro linguaggi li utilizzano bene, c'è un periodo in cui come se si addormentassero, ma i quattro linguaggi come se stessero in catalessi piuttosto che assenti. Poi quando si risvegliano i linguaggi ce l'hanno un'altra volta tutti. Quindi questa problematica io la considero come una sottocategoria dei caotici, dei pazienti caotici. Dunque, nei rigidi tu metti soprattutto le paranoia, Ossessivo, schizofrenia paranoica o paranoia, ci sono due cose sì. leggermente diverse, e anche quelli che ossessivi. Che di un livello psicotico. È giusto? Sì, è così, è così. E E l'altra cosa, visto che che cosa non. con quelli lì Sì, diversi con. allora, prima di andare con questo vorrei dire, guarda, tu hai citato paranoia e schizofrenia paranoidea. La schizofrenia paranoidea io la metto nei caotici, la paranoia nei. E questo per dire un po', quando si va avanti con come i linguaggi si mettono insieme, ci aiutano a fare un po' delle categorie. Poi, prima di entrare direttamente al trattamento di queste persone, delle psicosi rigide, vorrei, dire una cosa importante circa la riabilitazione. Anche dei neri, perché questa è una categoria che è presente in tutta la riabilitazione di tutte le tipologie. La riabilitazione non tanto come qualcosa che calma, ma la riabilitazione come ristrutturante, cioè la capacità di andare a capire quali sono i postulati di vita del paziente e andarli a modificare, sia nel livello vis del vissuto corporeo, sia nel livello del vissuto emotivo, sia nel vis livello fantasmatico e cognitivo. È questa rivoluzione che è difficile, è questa rivoluzione che richiede tempo, ma è questa rivoluzione che permette la guarigione. Perché se non si fa questa rivoluzione, le cose si calmano momentaneamente, ma non c'è la guarigione. Non so se sono stato chiaro in questa cosa. Sono stato No, chiaro? è vero che la cosa è complicata, no? Sì. Perché se uno viene come io dalla psicopatologia classica, per esempio la paranoide, la schizofrenia paranoide, che tu le metti nei caotici perché, credo io, perché hanno dei stati di agitazione, di dissoziazione diverse, allucinazioni, Sì. agitazione, eccetera. Invece quello che più classicamente si chiama paranoia, che è contestata fino a un certo punto di far parte del cesto della schizofrenia,
possono essere casi che hanno un delirio, un grande Benissimo. delirio, forse senza spesso senza allucinazione, che possono funzionare professionalmente. Benissimo, professionalmente bene. Ecco, siamo d'accordo, Sì, o no? siamo Perché d'accordo. se Siamo sono d'accordo. più Sì. complicate, arrivare adesso di nuovo, io mi interesso di sapere quelli che metti nei rigidi, nel cestino, nella categoria dei rigidi, che cosa ne fai Benissimo. all'inizio e alla lunga. Benissimo. Allora, la prima cosa per poterti rispondere a questa domanda, cosa faccio con i rigidi, è giusto che io spiego anche un po' come capisco i rigidi, perché eravamo partiti che volevo fare un po' un discorso sulle tre categorie, abbiamo descritto per bene la categoria caotica, è giusto anche che io ti spiego che cosa intendo per categoria rigidi o psicosi rigidi? E in parte mi hai dato tu lo spunto quando hai parlato della schizofrenia paranoidea e della paranoia. Nella schizofrenia paranoidea, nella schizofrenia paranoidea noi abbiamo il caos a diversi livelli. Invece nella paranoia noi abbiamo che la persona è funzionale. L'unica cosa che ha un pensiero rigido, un pensiero retto, che non gli permette di creare ponti con la realtà. E che è proprio, sono due mondi completamente diversi. Partendo da questa considerazione, io dico, guarda, che quando abbiamo a che fare con i pazienti rigidi, noi vediamo non tanto una confusione tra i linguaggi, ma come se fossimo di fronte in contemporanea a due persone, una persona a livello di superficie e una persona a livello di profondità. Due cose. Nella misura in cui queste due persone, queste due strutture di persone, nello stesso individuo, l'individuo le riesce a mantenere dissociate, molto dissociate. Queste persone sono normali, non creano problemi, sono semplicemente abbastanza anaffettivi e nella vita lavorano, ma è come se tutto ciò che sono, linguaggio fantasmatico, linguaggio emotivo, linguaggio corporeo, è anestetizzato. Per cui funzionano solo a livello del pensiero, è un tipo di pensiero più rigido. Nella misura in cui la personalità di profondità è lontana da quella di superficie, questo potremmo dire che non è sotto osservazione della psichiatria classica, della psicopatologia, perché non manifestano sintomi. Perché l'aspetto anaffettivo, l'aspetto più senza emozioni, eccetera, non è una categoria che permette la diagnosi. Quindi noi vedremo che questi pazienti che hanno questa dissociazione sono funzionali, non entrano nel capitolo della psicopatologia. Nella misura in cui la distanza tra la personalità di profondità e la personalità di superficie si riduce, cominciano ad emergere i sintomi e sintomi gravi. Per esempio, noi abbiamo, perché per esempio il disturbo anoressico si sviluppa nell'adolescenza? Perché il corpo muto dell'anoressica, che ha potuto tenere sotto controllo nell'infanzia, nell'adolescenza rompe la soglia della negazione e viene fuori. E venendo fuori, cosa fa la personalità di superficie? La personalità di superficie tenta il lavoro di allontanare la personalità di profondità. E in questo lavoro emergono i sintomi, quello che noi chiamiamo sintomi, e che sono anche difficili da trattare farmacologicamente e da un punto di vista di psicoterapia. Quindi, mentre nel trattamento dei caotici noi dobbiamo semplicemente
costruire coerenza, costruire contatti. Diciamo che è la psicosi che più è conosciuta dalla psicopatologia e che più spaventa. La psicopatologia rigida, credo che la psichiatria classica spaventa di meno perché, come se fosse meno caotica e che può stare anche per fatti suoi. Invece poi quando la si incontra diventa anche più difficile da gestire e da trattare. E credo che a questo punto la domanda di fondo, come si fa il trattamento, anche qui c'è la domanda di fondo. Io voglio riportare questo paziente nella situazione prima della crisi, per cui permetto che lo aiuto a mettere la personalità di superficie, ad allontanarsi dalla personalità di profondità, oppure lo aiuto in questo processo di crescita, faccio avvicinare le due personalità e quindi a questo punto si fa un processo di ristrutturazione. Giovanni, puoi dire forse in due parole che cosa intendi, o diciamo più concretamente, la personalità di profondità? Benissimo, la personalità di profondità è la presenza nel corpo, prendiamo la persona paranoica, così mi spiego meglio. La persona paranoica in profondità, a livello corporeo, ha fatto l'esperienza che la vicinanza corporea è piacevole, ma è pericolosa. Per cui, quando si avvicinano, è quindi come se avesse appreso che avvicinarsi corporeamente a un'altra persona, se uno sente quello che succede nel corpo, è pericoloso e quindi bisogna stare lontani. Quindi, a quel punto abbiamo che a livello emotivo, questa personalità apprende che le persone che si avvicinano bisogna allontanarle e quindi si usa la rabbia. Con le persone a cui vogliamo bene, noi ci arrabbiamo. Le persone che ci sono indifferente, quasi gli vogliamo bene, a livello emotivo, che è una grammatica diversa, perché le persone a cui noi vogliamo bene ci avviciniamo e che ci vogliono bene ci avviciniamo. Se le persone che più ci vogliono, da cui più ci sentiamo voluti bene, con queste noi li allontaniamo, abbiamo un programma completamente sballato. Io, per esempio, traduco nel lavoro con i pazienti psicotici paranoici che il terapista deve trasformare i morsi che il paziente dà al terapista nella relazione terapeutica, li deve trasformare in baci, nel senso che ti dice: guarda, quando il paziente più ti morde, più è arrabbiato con te, più si sta legando a te. Tu il lavoro che devi fare, devi piano piano, lentamente, portarlo a dire che una persona che gli vuole bene, un bacio non è un veleno, ma un bacio è una cosa che avvicina le persone. Questo a livello di profondità. La stessa cosa poi non l'abbiamo a livello di Soprattutto sul lato del linguaggio corporeo, vero? corporeo, emotivo. Abbiamo detto che se io Sì. divento importante per un paranoico, mi devo aspettare che mi odia. E potrebbe dire, questa gente, secondo esperienza mia, spesso molto razionale nel Sì, linguaggio. è molto razionale perché queste persone, Quindi. difatti, io distingo due tipi fondamentali di razionalità. C'è la razionalità. Anche per completare, per vedere Sì. se ti capisco bene, sul lato fantasmatico è piuttosto zero, no? Sì, inizialmente sul lato fantasmatico è zero, quando le due personalità sono separate, poi quando le cominciamo ad avvicinare, il lato fantasmatico descrive molto ciò che succede in e io. Però bisogna avere una grammatica di lettura del linguaggio fantasmatico completamente diversa da quello che si fa con i pazienti caotici. Mi spiego con un esempio. Se un paziente paranoico rigido sogna che di notte si sta facendo il bagno in una vasca
e questa si riempie di sangue, nel paziente paranoico noi interpretiamo questo sogno come un fatto positivo. Comincia a sentire il sangue che circola nel suo corpo e comincia a sentire il piacere del caldo, anche se usa un'immagine, diciamo, molto brutta, molto coinvolgente. Se lo stesso sogno me lo facesse un paziente, caotico, io dovrei stare attento perché dice sta emergendo molta rabbia. E bisogna stare attenti, bisogna ridurla, altrimenti entriamo in una crisi psicotica. Quindi anche il linguaggio fantastico diventa un modo di leggere diversamente. Se andiamo poi nel linguaggio razionale, noi potremmo dire che i pazienti rigidi, le psicosi rigide, hanno una logica, una coerenza ferrea, perfetta, Sì. una coerenza perfetta. L'unico problema è che la loro coerenza non li mette in contatto con la realtà. E io in questa modalità. Realtà generale o realtà, diciamo, familiare, intima? Può essere realtà intima, realtà familiare, realtà del contesto dove si sta del lavoro. Ma si può arrivare anche a un delirio universale. E quindi il problema è che noi diciamo che la razionalità è fatta da mettere insieme il mettersi in crisi, la crescita e la coerenza. I pazienti caotici nella logica difettano per mettere insieme. Vanno più, si frantumano più facilmente, mentre i pazienti rigidi sono così rigidi che non c'è niente che li metti in crisi e quindi hanno anche un tipo di logica, di pensiero proprio completamente diversi. Sono stato chiaro un po' in questo? Sì, mi posso. Sì, è chiaro. Quello che non vedo bene per il momento, all'inizio che abbiamo parlato di questi rigidi, hai menzionato gli ossessivi. Sì. E mi sembra a me che sono abbastanza diversi. Di questi paranoici molto ordinati, molto controllati, dei quali hai parlato adesso. Sì, su questo hai ragione, come ti ho fatto un po' Come la. capisci gli ossessivi e che cosa ne fai? Sì. Allora, hai completamente ragione e su questo io dico, tra i rigidi io faccio una graduatoria di chi è più rigido in questa cesta, tra i paranoici, le anoressiche e gli ossessivi, metto al primo posto le anoressiche, al secondo posto metto i paranoici e al terzo posto metto gli ossessivi. Quindi Il come terzo posto, i meno rigidi o I meno i più rigidi, sì, i meno rigidi, sì, meno meno rigidi. E rigidi, poi, più sì. i hanno sì. Fra parentesi, anche il fatto che tu metti i anoressi, anoressia mentale insieme con la psicosi. Anche questo è una cosa speciale, no? Nella psicopatologia classica sono categorie molto diverse. Sarebbe forse utile di dire perché tu li metti nei psicotici, praticamente. Allora, su questa tua domanda è stato un po' un mio problema per molto tempo e poi quando io ho una domanda a cui non so rispondere, dovunque mi trovo in biblioteca, in libreria, cerco di guardare qualcosa che mi dà una risposta. E in parte mi sono rimasto molto contento quando ho visto il titolo di un libro, adesso non mi ricordo l'autore, Le psicosi fredde.
dove parlava dell'anoressia. Sì. Quindi il discorso dell'anoressia come problema, come psicosi rigida, comincia a entrare nel campo della psicopatologia. E allora io distingo, se noi ci fermiamo a fare le diagnosi dai sintomi, io credo che noi comprendiamo poco. Se invece ritorniamo a fare le diagnosi in base ai linguaggi e come si organizzano tra di loro, noi diciamo che le anoressiche il corpo non lo conoscono e lo vivono come nemico. Le emozioni, l'unica emozione che hanno è la rabbia, tutte le altre sono assenti. Il linguaggio fantastico, più che essere un linguaggio fantastico, è un pensiero. È un discorso più di pensiero rigido, di dispercezione. E il pensiero razionale, se uno lo studia bene, è il pensiero più grave che io conosco, nel senso che è un pensiero proprio frammentato. Non riescono a mettere insieme cose semplici, anche se poi sono bravi in matematica. Questo poi indica, richiederebbe un discorso un po' più approfondito. Le metto qui perché hanno praticamente tutte le categorie che io metto nelle strutture rigide. Però è giusto fare una distinzione che in genere se ci si ferma ai sintomi, molto spesso quello che noi chiamiamo anoressia sono dei disturbi esistenziali, anche facilmente da trattare. Le vere anoressie, quello che io dico dal corpo muto, sono le difficili da trattare e anche le più gravi, quello che possono arrivare anche alla morte, cioè sono scheletriche ma si percepiscono grasse, ma quelle sono un po', quelle io considero le vere anoressie, le altre le tratto come problemi esistenziali che non, quindi anche questo. Lo stesso discorso faccio un po' per gli ossessivi. Anche negli ossessivi noi dobbiamo distinguere. Se guardiamo il sintomo, ci sono degli ossessivi che io metto completamente nei caotici. Per esempio, ci sono dei caotici che borderline, di gravità borderline, che utilizzano molto il sintomo ossessivo per non andare in frantumi. Ma in quel caso noi abbiamo emozioni forti, sensazioni forti, abbiamo tutto questo forte. Mentre ci sono proprio dei disturbi ossessivi dove il corpo è assente, le emozioni sono assenti e così di seguito. Credo, Quindi faccio un po' questa distinzione. siccome il tempo avanza abbastanza, sarebbe bene, credo, capire adesso più o meno questa parte dei rigidi, anche le diverse varianti. Si può dire una strategia che unisce un po' questi tre sottocategorie dei rigidi, Sì, che cosa ne fai? bene, la Voglio strategia è questa. precisare la mia domanda. Questa categoria di pazienti credo che non sono tanto quelli che hai nella comunità curante, che fai un po' il lavoro che a lungo termine che hai descritto con la categoria dei caotici. Come si distingue quello che fai alla lunga e anche di modo strategico e fondamentale con i rigidi in comparazione ai caotici? Sì, per risponderti a questa domanda ritorno un po' sempre qual è lo scopo. Noi abbiamo detto che nei rigidi abbiamo una personalità di superficie razionale e tutti gli altri linguaggi non esistenti, e invece una personalità di profondità molto presente e caotica. Nella misura in cui li mantiene lontani, questa persona non ha sintomi e viene considerata normale. Se le due personalità si avvicinano,
cominciano i sintomi e sono abbastanza gravi. Quindi la prima domanda che mi devo porre è: io posso prendere questa persona e aiutarla a traghettarla verso l'integrazione delle due personalità? Oppure questo è un cammino così difficile che è bene andare nella direzione di aiutarla a mantenerli separata? Questa è la prima domanda che mi devo porre, perché la terapia in questi casi è lunga e bisogna anche valutare le circostanze e tante cose. Quindi, se io vedo che il cammino è molto difficile, vado più nella direzione di allontanare le due personalità. Se invece il cammino si può fare, si fa. Adesso ti dico un po' come facciamo. E la cosa importante che condivido con te, questi tipi di patologia, anche le più gravi, non le troviamo nelle comunità. Nelle comunità per le patologie, in genere le comunità sono costruite per le patologie caotiche. Queste patologie qui vivono nella società, al massimo attirano l'attenzione se possono compiere qualche gesto sconsiderato, ma il resto non, come se non fossero oggetto della cura della psicopatologia. Però negli studi arrivano. Okay, io ti posto, per rispondere un po' a questa domanda, parlo di un rigido psicotico grave, diciamo cultura molto alta, diciamo cultura docenza universitaria. E il delirio così strutturato, che è anche collegato con i tempi moderni, è che praticamente si è costruito tutto un mondo che lo si osserva con gli strumenti moderni. Lui è sotto osservazione di tutto l'universo, e su questo poi si deve vendicare. Questo per descrivere il delirio, cioè la personalità di profondità si è avvicinata tanto alla personalità di superficie, che ha costruito un sintomo molto serio. Che cosa? Un sintomo molto serio. Questo è un delirio proprio così strutturato che è proprio. Quale sintomo? È il sintomo che lui ora si sente che tutto l'universo ce l'ha con lui, lo osservano attraverso i satelliti e queste cose qui, e che lui poi si deve vendicare, lui deve costruire una, come si dice, una bomba che si deve vendicare di questo. Questa è la situazione. Dunque una paranoia grave, no? Paranoia grave. Cosa ho cominciato a fare? Prima cosa, questo tipo di paziente, parlo un po' di porto l'esempio del paranoico per spiegarmi, perché poi cambia in base alle altre due strutture. La prima cosa, questi tipi di pazienti paradossalmente si legano a chi vuole bene. Se un terapista che è attento all'empatia, è attento al rispetto dell'altro, si agganciano. Questo è un paziente che ho agganciato in questo modo. Mi ha visto, ha sentito una conferenza e si è preso una prenotazione. E a questo punto il mio compito non è togliergli il delirio, Non è? togliergli il delirio, Sì. ma abituarlo alla vicinanza col terapista, alla frequenza. Cosa succede nella frequenza? Da creare una buona relazione, Una sì. buona relazione, benissimo. Un transfer si potrebbe Un dire. transfert, benissimo questa cosa. In questo transfert la personalità di profondità agisce con me, col terapista, quello che è stato nella sua storia. E il mio compito è stare in questa interazione e trasformare questi postulati di vita dei linguaggi profondi in un linguaggio aderente alla società in cui viviamo. Io mi sono trovato con questo paziente a
con un problema molto serio che avevo anche paura che potesse fare qualcosa di grave. Ebbene, ho cominciato un aggancio per farle dire: guarda, tu sei un uomo di scienza, sai che la scienza, una cosa è scientifica se è condivisa almeno tra due persone. Se una scienza non è condivisa tra due persone, non è scienza. Quindi tu, come uomo di scienza, con me fai questo contratto, che se io convinco te che quello che tu mi stai dicendo è una patologia, tu poi ti curerai. Se invece tu mi convinci, e io a questo punto dovrò darti ragione e dovrò fare. Però fino a quando o tu non convinci me o io non convinco te, stiamo ognuno, a questo punto tu non mi devi fare nessun acting out di questo che stai progettando. Non ho usato la logica in Hai questo caso. deciso di fare questo contratto sulla Sì, base sì, del sì. transfer della buona Benissimo, della benissimo. fiducia che quest'uomo che hai riuscito di creare. Sì. Capisco bene da questa. Sì. Sì, fatto questo, stiamo là. Okay. È un bel esempio, eh. Okay. E fatto questo, ora stiamo lavorando semplicemente. Lui viene, deve litigare, io lo lascio litigare, mi devo subire tutta la rabbia, devo cercare di trasformare la rabbia in vicinanza. Devo lavorare sul corpo in modo che il corpo non resta rigido e muto, piano piano comincia ad avere delle reazioni, abituarlo a tutto questo. E tutto questo richiede anni di lavoro, però Anche quei casi, in questo tipo di casi, con famiglia, con sì. riabilitazione professionale o no, è un accordo, In questo, terapia individuale. allora, in genere preferisco terapia individuale e di famiglia. È fatta dallo stesso terapista. Però Sì. in questo caso sono molto più soft, nel senso di dire, se il paziente non vuol fare terapia di famiglia, faccio solo terapia individuale. Se il paziente non è agganciabile, perché alcune volte in queste situazioni non arriva il paziente, arriva la famiglia, anche se il paziente non vuole venire, si comincia con la terapia di famiglia. Sì. Giovanni, io interrompo qui perché Sì. mi rendo conto che parliamo È complicato. Ok. da tempo. Io ti propongo di terminare presto, però forse potresti ancora brevemente dire due o tre parole sui risultati di questo modo di lavorare a lungo termine con psicotici. Allora, su questo ti do delle percentuali un po' più, come si dice, del padre di famiglia, che avendo lavorato più nel privato e avendo organizzato una scuola, una struttura, non ho avuto le possibilità di fare una ricerca standardizzata. Però ti posso dare un po' delle informazioni. Quando tu hai avvicinato il paziente alla prima crisi con la comunità di Soteria, noi non abbiamo la comunità di Soteria, ma potremmo dire che c'ho circa 300 terapisti che lavorano, seguono, ciascuno di loro facendo la media, segue diciamo 10 pazienti, abbiamo una comunità di molte persone che vanno avanti. Allora, facciamo il conto su questi pazienti all'inizio, su 100 pazienti. Io credo che il 60-70% non arriva mai ai farmaci, rientra nella vita normale, questa fase iniziale. Psicotico al Psicotici, sì.
E poi l'altro 30% alcune può avere bisogno di farmaci a livello momentaneo e può avere, e in questo vivere più o meno sereno. Quindi certamente sì, abbiamo un 60-70% che ritorna nella vita normale e un 40-30% che non si cronicizza, ma ha bisogno di un sostegno stabile. Questo come invece l'altro discorso invece per i cronici. E qui per i cronici il problema non è solo avere una comunità curante, ma avere anche il tempo di cura necessario. Cioè tu ci lavori in questo campo e sei... E i soldi. I soldi, sì. I soldi mi preoccupano di meno perché quando si lavora a creare la cronicità, a lungo termine si spendono più soldi. Se si lavora a curare il paziente, immediatamente forse si costa di più, ma a lungo termine si ha un grande risparmio economico. Sì, certo. Questo è quello che poi a livello di politici non si guarda molto. È come dire, se io di 10 pazienti solo 3 non li faccio diventare cronici, io faccio risparmiare la comunità per ogni paziente che diventa cronico, la comunità in Italia spende 3 milioni di euro. Se io ne faccio risparmiare, non ne faccio diventare cronici 3, sono già 9 milioni di euro. Con 9 milioni di euro si può fare una riabilitazione seria, che è possibile farla. Il problema è avere questo orizzonte. Quindi è come se dicessi, specialmente, ma il discorso di prendere lo psicotico quando prima è in cura ormai è diventato di senso comune. Il problema è poi quando lo si prende in cura, se si fa la scelta farmacologica e lì poi diventa la cura, molto spesso si cronicizza. Se invece si fa un lavoro di psicoterapia e di riabilitazione seria, il problema si risolve. Io ho parlato su 100 persone, di 60-70 che poi non vanno nel dipartimento di salute mentale, non diventano cronici. C'è solo il 30% che c'è tutto l'altro discorso. Invece, riportare i cronici alla normalità richiederebbero anni di lavoro. Sì. E Giovanni, vogliamo più o sì, meno chiudere? chiudere. Okay. Quindi Chiudere. diciamo che facendo le percentuali, così rispondo alla tua domanda, ne ho. Cosa? Rispondendo alla tua domanda, nei non cronici diciamo il 60% di risultati positivi, nei cronici a lungo termine abbiamo buoni risultati e io dico se stiamo anche videoregistrando quello che facciamo, un paziente dopo 3 anni diventa irriconoscibile e poi il lavoro si potrebbe fare non tenendolo in comunità, ma rientrando nella società, ma continuando con la psicoterapia. Sì. E questo è possibile con percentuali abbastanza alte. Sì. Ok? Giovanni, grazie, grazie mille. Penso dobbiamo chiudere perché gli ascoltatori si stancano, Si forse scocciano. anche noi, Ok. ma Vabbè. grazie molto. Voglio, chiudendo, soltanto esprimere Aspetta che non si sente. Il tuo modo di fare, di lavorare con i psicotici, anche se non hai dei cifri molto precisi per il successo e ci sarebbe molto da dire, le ricadute, insomma, tutte quante. A me il tuo modo di fare mi sembra proprio molto molto interessante. È un modo molto differenziato, molto pensato, strutturato,
di pensiero e di pratica, alla volta un modo molto elastico, no? Molto soft, come avevi detto, si può combinare, ma è una, mi sembra il tuo libro Diventare Uomo che parla dello scopo, è proprio una psicoterapia con casi gravissimi, che ci dà molto speranza che si può fare qualcosa anche se rimane minorità, rimane molto alternativa, credo che merita di essere conosciuta non soltanto in Italia, ma conosciuto in modo generale. Ti ringrazio molto. Io ringrazio te di avermi fatto le domande, okay, però ti ringrazio ancora di più per la lunga frequentazione che mi incoraggia nel lavoro che sto facendo. Va bene? Va Grazie bene. grazie di tutto e Grazie a te. arrivederci. Ciao. Ciao, Ciao. ciao. Saluta Mary. Sì, e tu, la tua famiglia, Michelina, eccetera. Ok.